Era l'11 giugno 2019, quando per la prima volta comparve sui teleschermi di coloro che alle 3 di Los Angeles provavano per la prima volta Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il Pokémon che oggi vedete in copertina. Fin da allora ho covato al mio interno un concept analysis di Impidimp, attendendo che venissero rivelate delle informazioni ufficiali su di esso. Informazioni che purtroppo per fortuna non sono mai arrivate prima dell'uscita del gioco effettivo. Quest'oggi, alle porte di dicembre, posso finalmente dare un corpo a quel nucleo che già avevo prodotto a giugno. E lo posso fare anche grazie alle evoluzioni di Impidimp, che hanno aggiunto dettagli fondamentali ad un Pokémon che da solo avrebbe ricoperto tranquillamente l'intera durata di un concept analysis. Con questa intro credo di avervi fatto intuire quanto questo concept analysis di oggi sarà succoso ed intenso. E vista la quantità di informazioni che sto per riversarvi addosso, direi che questa intro è già durata troppo. E allora, senza ulteriori indugi, benvenuti in questo nuovo concept analysis. Questo è il secondo concept analysis che faccio riguardo a un'intera linea evolutiva e, come accadde allora, credo che sia doveroso partire con ordine e quindi procedere da Impidimp a Grimmsnarl. Prima però occorre spuntare un'informazione sulla base della quale dovremo ragionare per tutto questo procedimento. L'intera linea evolutiva di Impidimp è infatti di tipo buio folletto. Per i meno avvezzi a questo genere di discussione, i tipi buio e i tipi folletti sono considerati sotto molti punti di vista antitetici. I primi rappresentano in senso generale le forze del male, tanto che traducendo letteralmente ciò che è il tipo buio in lingua giapponese, dovremmo chiamarlo piuttosto tipo malvagio. Il secondo, al contrario, rappresenta le forze positive, quindi fate, folletti e in generale tutto ciò che è benevolo nei confronti dell'essere umano. Ora dirigiamo un attimo lo sguardo verso Grimmsnarl. Credo sia evidente a tutti che, almeno nell'aspetto, questo Pokémon rappresenti un'eccezione rispetto all'estetica dei tipi folletto in generale. Basta che voi prendiate, qualora già non aveste in mente tutto ciò, una lista dei Pokémon folletto che compongono l'universo Pokémon e vi accorgerete sicuramente di quanto Grimmsnarl stoni con tutti gli altri. Eppure, nonostante ciò, resta di tipo folletto, ma anche buio, non dimentichiamocelo. Su questa dialettica apparentemente insensata, d'ora innanzi ci muoveremo. E come non si può conoscere un uomo se non si conosce il suo movimento vitale, cioè ciò che l'ha portato dal bambino che era l'adulto che adesso è, allo stesso modo Grimmsnarl risulterà incomprensibile se prima non parliamo accuratamente di ciò che era prima di essere Grimmsnarl, e quindi di Impidimp. Abbiamo detto tipo buio folletto, certo, ma dalle descrizioni di Impidimp il tipo folletto traspare veramente poco. Un essere che ristora le proprie energie inalando la forza negativa degli esseri umani e che proprio in funzione di ciò provoca sventure agli esseri umani non può di certo essere assimilabile a ciò che di base un folletto farebbe. Il punto allora forse è un altro: qual è l'origine di Impidimp? Non troppo sorprendentemente, questo Pokémon trae origine da una creatura del folklore britannico, che ancora meno sorprendentemente prende il nome di Imp. Questa creatura ha una storia abbastanza contorta. Considerato dalla tradizione pagana più come un essere burlone che malvagio in senso stretto, l'Imp all'interno della tradizione cristiana comincia lentamente ad assumere un significato sempre più negativo. Addirittura nel 600, presso ambienti puritani, cioè ambienti che radicalizzavano la fede cristiana, l'espressione Imp for Satan comincia a significare la progenie di Satana, caratterizzando in maniera fortemente negativa non solo l'Imp, ma anche tutte quelle creature del folklore pagano che ancora sopravvivevano all'interno della letteratura. Pensate che ancora oggi nella lingua inglese il termine Imp viene tradotto come diavoletto. Certo, il significato è attenuato e non ha più quella valenza così tanto negativa, però comunque la radice della parola diavolo c'è. È stato più semplice del previsto trovare il nodo e il nocciolo della nostra questione. Come accadde per Absol, analizzato ormai mesi e mesi fa, il tipo di Impidimp non riflette necessariamente la natura intrinseca di questo Pokémon, ma si richiama alle interpretazioni che uomini diversi hanno dato del Pokémon attraverso delle prospettive differenti. Da un lato il paganesimo interpreta l'Imp come un essere burlone, scherzoso, addirittura in alcuni racconti viene definito l'inserviente
degli dèi, con un rapporto molto simile a quello che oggi diamo tra i folletti e Babbo Natale. Mentre dall'altro la tradizione cristiana, con un cambio di prospettiva, con un cambio di credenze e aggiungo io con un certo interesse ideologico, ha mutato la figura originaria dell'imp dandone un'accezione molto più negativa. Ebbene, in questo modo, andando a influire sulle interpretazioni degli esseri umani su questo Pokémon, abbiamo trovato il nocciolo della nostra questione, ossia abbiamo spiegato in un certo senso la dialettica che in Impidimp e nella sua linea evolutiva vi è tra buio e folletto. Ora non ci resta che sviluppare attorno a questo germoglio un frutto che sia il più succoso possibile. Prima di procedere però voglio inserire un paio di curiosità e di aneddoti che possono permetterci di dare un quadro più completo. Intanto, poco fa ho enfatizzato la parola germoglio e ovviamente non l'ho fatto senza un motivo. Difatti l'origine del termine imp sembra risiedere nell'inglese antico, con il significato proprio di germoglio. Come vedremo tra poco, il legame tra questa linea evolutiva, ossia quella di Impidimp e la natura, sembra essere molto più solido e molto più stretto di quello che ci aspetteremmo. In secondo luogo, il fatto che proprio dall'imp sia stato tratto un Pokémon è un fattore interessantissimo, perché assecondando la tradizione positiva riguardo all'imp, sembra proprio di trovarsi davanti ad un prototipo di un Pokémon. Dell'imp si racconta infatti che questo essere molto minuto potesse essere rinchiuso all'interno di una bottiglia o di un anello e che potesse essere richiamato dal proprio padrone per svolgere particolari compiti. Si narra in questo genere di tradizione che l'alchimista Paracelso, di cui ho avuto occasione più volte di parlarvi su questo canale, possedesse un imp racchiuso nel pomo della propria spada e che lo richiamasse per aiutarsi con gli esperimenti. Ora, se voi prendete il pomo della spada e lo sostituite con una Pokéball e sostituite l'imp con Impidimp, capirete che parlare di una creatura propensa a diventare Pokémon è quasi riduttivo. Detto questo e descritto Impidimp, è arrivato il momento di estendere tutto ciò, o almeno di provare a farlo, anche su Morgrem. Da un lato, l'evoluzione di Impidimp sembra in un qualche modo voler accentuare gli aspetti negativi della sua pre-evoluzione, tanto che si viene a dire che attira le prede nel bosco con l'inganno, peraltro prede umane nella descrizione inglese, ma dall'altro lato cita un elemento esplicitamente positivo. Morgrem è infatti in grado di favorire la crescita di prodotti agricoli. Attenzione, non semplicemente di piante, ma di prodotti agricoli. La descrizione inglese parla addirittura di crops, di colture, di coltivazioni, insomma di prodotti umani. Insomma, resta comunque una creatura ambigua, a tratti malefica, a tratti benefica, perpetrando quella dialettica tra buio e folletto che avevamo già messo in rilevanza con Impidimp. Non solo, ma richiama anche in maniera molto più esplicita quel legame con la natura che in Impidimp era trattato in maniera molto più implicita, oserei dire quasi inconscia. E certo, Morgrem sembra esplicitare alcune caratteristiche di Impidimp, ma di fatto non aggiunge nulla di particolarmente interessante. Beh, oddio, ci sarebbe un elemento molto particolare, quasi stupido. Già, perché il Pokédex ci dice che quando Morgrem si trova in combattimento, finge di chiedere pietà, poi attacca l'avversario impietosito e dunque sguarnito, utilizzando i propri capelli come lancia. Prima ho detto che questo è un dettaglio quasi stupido, ma se ve l'ho citato, probabilmente è perché invece ha molto più senso di quello che sembra. Già, perché in Morgrem è semplicemente accennato, ma in Grimmsnarl il tema dei capelli non sarà solo centrale nel concept del Pokémon, ma sarà letteralmente un sinonimo della sua forza. Io avrei potuto mettermi qui e tradurvi una guida di un americano qualunque su come catturare un determinato Pokémon in Pokémon Spada e Scudo, e invece no. Invece sto per inaugurare un discorso che non solo non avrei mai pensato di fare su questo canale, ma nemmeno nella mia vita. Signori miei, tenetevi forte, perché in quest'ultima parte di video, parlando di Grimmsnarl, mi toccherà raccontarvi di cosa simboleggiano nella nostra cultura i capelli. Avete mai pensato a quanto i capelli siano inutili? Voglio dire, a noi umani al giorno d'oggi biologicamente non servono, eppure l'uomo va in crisi quando li perde. Quando per questioni igieniche i colonizzatori europei fecero tagliare le folte chiome degli indiani d'America, riscontrarono insieme alla perdita dei capelli una perdita di una parte della loro personalità. Questo perché l'importanza che i capelli hanno è un'importanza psicologica e in fin dei conti anche culturale. Con questa base possiamo iniziare a parlare
parlare di Grimmsnarl. Un Pokémon i cui capelli si comportano come se fossero delle fibre muscolari, indurendosi a tal punto da consentire al Pokémon di maneggiare una forza unica, addirittura talmente preponderante da riuscire a immobilizzare un Machamp, che è il Pokémon più forte per eccellenza. Ora, l'equazione tra capelli e forza potrebbe aver portato la mente dei più studiati di voi al mito biblico di Sansone. Nel conflitto tra israeliti e filistei vi è un uomo che spicca su tutti gli altri per la smisuratezza della sua forza, ossia Sansone. Il giorno della sua nascita, un angelo impose alla sua famiglia di non tagliargli mai i capelli, perché quelli sarebbero stati simbolo del suo legame con Dio e in ultima analisi avrebbero portato alla vittoria degli israeliti sui filistei. Il mito va avanti e racconta di come i filistei riuscirono ad aggirare Sansone, di come furono capaci di raderlo a zero e di come la forza di questo personaggio iniziò a precipitare insieme al diminuire dei suoi capelli. Infine Sansone, riavvicinatosi a Dio, vedrà i propri capelli ricrescere e la sua forza tornare tra le sue mani. Nell'Antico Testamento, partorito da una civiltà che oggi non rispetta propriamente i canoni di ciò che noi riteniamo effettivamente civile, la lunghezza dei capelli rappresentava un elemento di forza e di vicinanza e di consacrazione a Dio. E un'interpretazione per certi versi analoga del significato simbolico dei capelli vi è tra i popoli nordici e nella Grecia arcaica, dove agli schiavi era persino impedito di farsi crescere i capelli. Ecco, i greci sono un esempio perfetto per farvi capire il passaggio successivo a questo. Prendiamo due tra i più celebri combattenti greci di cui sono sicuro almeno una volta avrete sentito parlare. Sto parlando di Achille da un lato e di Leonida dall'altro. Il primo, come risaputo, è descritto da Omero come il protagonista delle vicende attorno alla guerra di Troia, un evento che oscilla tra il mito e la storia effettiva, che secondo vari intrecci di fonti storiografiche sarebbe avvenuto tra il XIII e il XII secolo a.C. La realtà storica di Achille in questo momento ci importa poco. Ci importa piuttosto la descrizione che Omero dà di Achille, il quale racchiude all'interno del Pie Veloce il prototipo del guerriero arcaico. Tra gli altri attributi, non penso vi stupisca a questo punto, Achille porta una capigliatura fluente. Insomma, Achille, il guerriero dai capelli lunghi, non solo è il più forte sul campo di battaglia della città di Troia, ma è anche un semidio. Ora, dall'altro lato, abbiamo invece Leonida, lo storico re spartano famoso per aver partecipato all'altrettanto storica battaglia delle Termopili, dove 300 spartani riuscirono a tenere testa a un così vasto numero di nemici persiani che le fonti storiche, probabilmente esagerando, oscillano di 3-4 milioni di unità. Ora, i numeri sono chiaramente delle esagerazioni, ad oggi si tende a parlare tra i 150.000 e i 300.000 persiani, ma a parte per la comunque incredibile valenza dell'impresa, ciò che a noi interessa è la rappresentazione che ci è giunta di Leonida, una rappresentazione che invece, al contrario di Achille, presenta dei capelli corti. La battaglia delle Termopili si tiene nel 480 a.C., quindi più di mezzo millennio dopo la guerra di Troia, ed evidentemente in questo lasso di tempo che separa i due eventi, qualcosa è cambiato nel prototipo del guerriero. Non solo, ma sono cambiati anche i modi di combattere. L'Iliade di Omero, nella quale sono narrati gli scontri sotto la città di Troia, è piena zeppa di semplici azioni individuali. Ettore uccide Patroclo, Achille uccide Ettore, Menelao si scontra con Paride e così via. Gli scontri a cui partecipò Leonide, invece, erano letteralmente l'opposto. Erano scontri tra schiere di soldati, detti opliti, in cui non contava la forza individuale, anzi nuoceva al risultato della battaglia, ma piuttosto la coesione di gruppo. Quindi da un lato abbiamo una smisurata forza individuale e fuori controllo a cui sono associati i capelli lunghi, dall'altro abbiamo una ponderata forza di gruppo alla quale la forza individuale deve necessariamente sottostare e obbedire. Forza individuale che appartiene ai singoli e che sono rappresentati rigorosamente con i capelli corti. Ora, ciò che noi abbiamo appena fatto, implicitamente, ma nemmeno troppo a dir la verità, è associare l'idea di avere i capelli corti all'idea di obbedienza, che, detta più brutalmente, è asservimento. Seguite un attimo il mio ragionamento. La Grecia arcaica promuoveva la forza individuale come valore positivo e Achille ne è l'incarnazione. Nel tempo, più precisamente nel passaggio tra Grecia arcaica e Grecia classica, deve essere successo qualcosa. I costumi cambiano, si sviluppa la polis, la famosissima città-stato greca, dove gli individui sono considerati tali e dunque sono considerati persone solo nel momento in cui appartengono a una determinata polis. Non è un caso che Platone, forse il filosofo che più ha influenzato la nostra civiltà, tra il V e il IV secolo a.C.,
Cristo avesse proposto di eliminare dall'educazione dei giovani ateniesi la mitologia tradizionale, nella quale erano rappresentati i valori in cui la polis non si doveva più riconoscere. In questo caso, come abbiamo detto, il nostro modello di riferimento è l'oplita spartano. L'idea che la comunità sia più importante dell'individuo si fa strada nel cristianesimo, all'interno del quale la repressione dell'individuo diventa sempre più forte e soprattutto sempre più un tratto caratteristico della nostra civiltà. Nietzsche, un filosofo del XIX secolo, direbbe che si è passati da una morale dei signori ad una morale degli schiavi. Parallelamente a questo processo, i capelli lunghi mutano di significato. Se prima erano un simbolo positivo di forza, ora diventano un simbolo negativo di ribellione. Non solo ribellione verso la società, ma in un'ottica cristiana anche ribellione verso Dio. Non è un caso che i frati si radessero il capo e le suore si mettessero un velo. Coprirsi il capo è sinonimo di sottomissione a Dio, ed avere i capelli lunghi, implicitamente e simbolicamente, significa essere contro Dio, pretendere di essere come Lui, significa essere una creatura naturale, materiale, istintuale. Satana è raffigurato quasi sempre come un essere ricoperto di peli e con tantissimi capelli. Gli animali a cui la tradizione lo collega sono sempre animali pelosi. E Satana è l'essere per eccellenza che ha preteso di essere come Dio. Gesù ha i capelli lunghi. E allora, giunti a questo punto, come dovremmo interpretare Grimmsnarl? Inizialmente vi ho detto che senza Impidimp noi non avremmo capito nulla. Di Impidimp, o per meglio dire dell'Imp, abbiamo detto che la tradizione pagana aveva una visione positiva di questo essere, mentre quella cristiana non ha fatto altro che denigrarlo. E cosa dire a questo punto, alla luce di tutto il discorso che fino ad ora abbiamo fatto, di una creatura non solo ricoperta di peli, ma nella quale i peli, e dunque i capelli, fanno parte intrinseca della sua stessa forza? Abbiamo detto che i popoli nordici consideravano i capelli lunghi una virtù, un simbolo di potenza, mentre la tradizione cristiana li condanna in toto. E allora risiede proprio nel come l'uomo interpreta i capelli all'interno di diverse culture e credenze che risiede il significato di quel doppio tipo così ambiguo affibbiato a Grimmsnarl e alla sua linea evolutiva. Tutto dipende inesorabilmente, come abbiamo detto inizio video, dalla visione che diamo delle cose. E vi dirò di più, il conflitto può essere ancora più generalizzato. I capelli, lo abbiamo detto, sono un simbolo, e sono un simbolo dell'istintualità, della forza bruta, di quella parte così animalesca e naturale dell'essere umano. E allora la bontà o la perfidia di Impidimp, Morgrem e Grimmsnarl dipende da quanto valore la nostra società dà alla natura e agli istinti. Non serve che sia io però a dirvi quale valore la nostra società dà a questi due aspetti. Basta accendere la televisione e rendersi conto dei disastri ambientali, basta guardare delle pubblicità e capire quanto la sessualità sia censurata, quanto sia nascosta agli occhi delle persone e quanto però allo stesso tempo sia data in pasto alle persone stesse come valvola di sfogo. Basta vedere quanto il mondo dell'intrattenimento la oggettualizza, la svilisce questa sessualità. E allora non ci deve stupire che Grimmsnarl faccia così fatica ad apparire un tipo folletto. I folletti, come noi lo intendiamo, sono creature pulite, pure, fanciullesche, civili. E questa è l'immagine di bene che ci è stata trasmessa. Ma che cosa sia un bene e che cosa sia un male non è un fatto, è un'interpretazione. Chi ci ha detto che la civiltà è un bene? O ancora meglio, chi ci ha detto che questa civiltà sia un bene? Una volta, tra i popoli nordici e l'antica Grecia, avere i capelli corti significava essere uno schiavo, oggi significa essere elevato sopra la bruttezza di questo mondo, significa essere civile. E allora che cos'è la verità? E in conclusione, trovo davvero ironico che a rasarsi i capelli in questa civiltà di oggi siano i monaci e i prigionieri. La cosa non ci stupisce perché la morale cristiana ci insegna che a Dio bisogna sottomettersi, ci insegna che Lui ha sempre l'occhio puntato sulle nostre azioni. Come il grande fratello di Orwell, egli ci osserva sempre e lo fa tramite una morale che è insita in noi e che però è repressiva. Non è paradossale che ci raccontino di un Dio che ama la libertà e che poi questo Dio pretenda che ci inginocchiamo? E allora forse ci resta da chiederci chi è veramente lo schiavo. Oddio, in realtà non ci resta nemmeno quello, perché la risposta non serve che ve la dia io, è già stata data. E con ciò non sto dicendo che Grimmsnarl sia forse il modello da seguire. Semplicemente credo che accettare il fatto che anche noi esseri umani siamo un po' Grimmsnarl potrebbe permetterci di vivere più semplicemente, ricordandoci che tanto il buio quanto il folletto molto probabilmente ci caratterizzano, e che forse un equilibrio vero tra i due potrebbe portare a
alla nostra salvezza. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.